che diciamo per anni ha influito sia dal punto di vista commerciale che politico sulle scelte di molti dei nostri stati membri e anche dell'Unione, mi pare intuire dalla tesi dell'accusa. Viene richiamato dall'accusa anche il TTIP, uno degli ultimi accordi molto criticati da parte degli ambientalisti e di chi difende la produzione interna e la qualità della produzione. Io su questo darei subito la parola alla, al nostro avvocato della difesa, perché ritengo sia necessaria anche una visione internazionale per approfondire queste due accuse. Ma intanto per quanto riguarda l'ambiente, credo che prima di accusare gli Stati Uniti dovremmo forse farci un po' un esame di coscienza, perché gli Stati Uniti certo per molti anni sono stati un freno alla campagna contro il cambiamento climatico. Poi c'è stato un vertice a Parigi a dicembre dell'anno scorso, si chiama COP21 perché ce ne erano stati almeno altri 20 da Rio de Janeiro fino a Parigi, e poi adesso ce ne sarà un altro a novembre a Marrakesh, e a questo accordo di Parigi è stato raggiunto un grande risultato, cioè quello dell'impegno di tutti gli stati partecipanti a finalmente impegnarsi nella lotta al cambiamento.